Io credo che l'inve sia nel, almeno facendo questo esempio, riagganciandomi all'esempio che facevi tu, il facchino tu gli dai la mancia perché gliela vuoi dare, ma certo non te la chiede. Quindi se invece devo essere pagato per compiere un atto che è nei miei doveri d'ufficio, allora sì, è un altro paio di maniche. Poi c'è tutto un altro discorso del così fan tutti, con cui Craxi cercava di giustificare i comportamenti di un'intera classe dirigente. Quantisticamente io non ti saprei dire se oggi la corruzione è più forte, più profonda, più pesante rispetto a quella che c'era negli anni 90. Non ne ho la minima idea, anche perché grazie a Dio il lavoro mi ha portato a confrontarmi più su piattaforme estere che non quelle italiane. Quindi quella italiana, diciamo, per me ormai è marginale, come so, avendo seguito tutta la parte, diciamo, di sviluppo delle rinnovabili in Italia, che certamente non dico il fenomeno corruttivo, perché io, grazie a Dio, non ho avuto di questi episodi, però certamente l'atteggiamento politico di mi deve ritornare qualcosa nell'ambito della comunità che dirigo, questo c'è ancora, è molto forte. È molto forte. Questo te lo senti dire. Ma è che all'estero siamo messi meglio, eh?